1,5 milioni. E quanto dovrebbe servire alla Regione Puglia per tenere attivo il Covid Hospital in Fiera del Levante? Con la fine dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo, c'è chi avrebbe visto bene che i padiglioni della Fiera del Levante fossero restituiti all'ente, ma il governatore emiliano non si schioda e ribadisce la necessità di avere un presidio simile. Lo stato di emergenza, dice, sarà anche finito, ma assistiamo ad un innalzamento del numero di contagi e probabilmente ciò si ripeterà sistematicamente nel tempo. E così il braccio di ferro tra Comune, Regione, Ente Fiere e Nuova Fiera del Levante si potrebbe risolvere con un accordo immediato e 1,5 milioni di euro che potrebbero dipanare la matassa. In alternativa si rischierebbe l'occupazione abusiva dei suoli requisiti a inizio emergenza dalla Prefettura di Bari per la realizzazione della struttura. E così l'accordo permetterebbe di mantenere la struttura attiva almeno fino al 31 dicembre, come garantito anche dallo stesso sindaco De Caro, un sì alla proroga ma un no a eventuali ulteriori varianti per l'utilizzo della struttura sanitaria concepita per moduli che garantiscono 145 posti in terapia intensiva e costata 25 milioni di euro e finita sotto inchiesta da parte della Procura di Bari. La cifra, 1,5 milioni di euro, ovviamente sarebbe tutta a carico della Regione Puglia. Al momento nel presidio delle maxi emergenze di Via Verdi, gestito dal Policlinico di Bari, sono ricoverati una 50ina di pazienti.